Uomini e donne, caos al trono classico, nuova lite tra troniste. Uomini e donne, lite tra Angela e Giulia. Nel corso della puntata di Uomini e donne andata in onda ieri ne abbiamo viste davvero delle belle. Dopo aver parlato dell'unico tronista maschio Andrea Zelletta, l'attenzione si è spostata sulle due ragazze. Giulia Cavaglia e Angela Nasti stanno attraversando entrambe un percorso alquanto travagliato. Le due ragazze, inoltre, non sembrano andare molto d'accordo. Per questo motivo, in più di un'occasione, si sono scontrate. Nel corso della puntata, infatti, le troniste hanno avuto un altro duro scontro. Scopriamo insieme che cosa è successo. Il travagliato percorso di Giulia a Uomini e donne. Dopo aver ampiamente acclarato quanto accaduto in questa settimana tra Andrea e le sue corteggiatrici, la palla è passata alle altre due troniste. Se il trono di Zelletta si è rivelato alquanto movimentato, quello delle troniste lo è ancora di più. Per quanto riguarda Giulia, infatti, la ragazza continua ad essere molto delusa dal comportamento di Giulio. La Cavaglia vorrebbe vedere in lui più reazioni, per questo motivo ha deciso di non portarlo in esterna. Giulio, però, sembra proprio non volerle dare nessuna soddisfazione. Dopo un'accesissima lite in studio, i due si sono concessi un ballo per chiarire meglio la situazione. Uomini e donne, Angela parla male di tutti e Giulia sbotta. Successivamente si è parlato del trono di Angela Nasti, la ragazza ha trascorso dei momenti molto belli e intensi con tutti e tre i suoi corteggiatori. Specie con Fabrizio le cose sono andate davvero alla grande. I due si sono scambiati anche un bacio a stampo nel corso dell'esterna. Una volta tornata la linea nello studio, però, Giulia ha preso la parola per criticare il comportamento della sua compagna d'avventura. La torinese non sopporta il fatto che nelle sue esterne la napoletana parli male di tutti, lei compresa. Le due troniste hanno così dato luogo ad una discussione davvero molto animata e il pubblico si è palesemente schierato dalla parte dell'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi.